Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'appuntamento serale, ma anche notturno potremmo dire, con Racing Time. Come vedete mi sono preso 2 giorni di pausa e credetemi ne avevo bisogno, però sono tornato col doppio appuntamento. Allora, vi avevo promesso che avrei parlato dell'incidente così incredibile che c'è stato in Gran Bretagna in occasione di una gara di GB3, praticamente una categoria un po' più economica del Formula 3, pensate, ci ha debuttato anche George Russell in questa categoria. Si corre con vetture di anni passati, una categoria un po' più economica, che però permette a chi ha poco budget di potersi mettere in luce e magari poi partecipare a categorie più, come dire, di livello, con vetture più recenti e quindi dare la scalata un po' come ha fatto Russell alla carriera di pilota. Ricordatevi sempre che ci vogliono tanti tanti soldini per fare questo. E ne parleremo in coda a questa puntata. Vi faccio vedere quello che è successo con la vettura che va indietro. Cercheremo di analizzare di chi sono le colpe, se ce ne stanno, perché comunque si è sfiorato veramente un qualcosa di molto più grave. Tratto di questa gara solo perché me l'avete chiesto e anche un po' di persone, allora lo faccio volentieri perché lo vuole una parte degli iscritti al canale, quindi ne parleremo. Però prima vi voglio dare alcune news. Una riguarda l'Aston Martin. Ci avevo visto giusto, ragazzi, quando vi dicevo che poteva interessare e non poco la Honda in vista delle prossime stagioni. Perché dal 2026 in poi la Honda non ha un team di riferimento. Ebbene, il primo team Honda in Formula 1 potrebbe essere proprio l'Aston Martin. Le trattative ci sono già in uno stato non direi avanzato, ma poco ci manca, e quindi potremmo avere un Aston Martin Honda, con la Honda che darebbe, come dire, il massimo per poter tornare alla vittoria in veste di motorista impegnato ufficialmente in Formula 1. Poi un'altra news che è arrivata oggi è quella che riguarda Marc Marquez, che salterà anche il Gran Premio di Austin, quindi al di là di quando dovrà fare questo doppio long lap penalty, comunque è già il secondo Gran Premio che salta ancora una volta a causa della sua irruenza. Poi una puntualizzazione a livello tecnico per quel che riguarda la posizione di guida, perché non voglio lasciare il benché minimo dubbio da parte di chi ci ascolta. Perché ho detto che mettere delle pance un po' più larghe, quindi mettere le pance per la Mercedes, permetterebbe di arretrare di qualche centimetro il pilota. È una cosa abbastanza evidente. Per quale motivo? Ve lo spiego. I serbatoi di Formula 1 non sono standardizzati, ogni serbatoio ha una forma un po' diversa. È ovvio che se tu hai la possibilità di trovare spazio in questa zona della vettura, lo puoi fare anche con una porzione di serbatoio, cosa che sono sicuro faranno in Mercedes. In questo momento in Mercedes hanno un serbatoio lungo e stretto proprio per ovviare a questa assenza totale di pance. Cosa mi aspetto io da un'eventuale versione B, che comunque tanto eventuale non è perché sappiamo che arriverà a Imola? Mi aspetto di trovare le pance, di trovare un dislocamento diverso del packaging, cioè i radiatori messi e sistemati in maniera un po' diversa. Ovviamente non può farlo, o viene tanto difficile a farlo per un team cliente, ma una squadra ufficiale può anche andarsi a sistemare i radiatori in maniera un po' diversa e costruire anche un serbatoio che abbia una forma un po' diversa in modo da poter arretrare un pochino. Non aspettiamoci grandi cose la posizione di guida del pilota. È ovvio che per farlo tanto e non solo qualche centimetro, si deve modificare il telaio, la scocca,
e non penso proprio, che i Mercedes affronteranno una spesa così ingente, così importante. Abbiamo visto l'anno scorso il telaio nuovo della Red Bull, quando, come dire, è stato omologato perché i crash test sono stati fatti poi, è scomparso di colpo quando c'è stata tutta quella polemica del budget cap. Perché? Perché è una spesa molto importante che in qualche modo adesso voglio vedere come cercheranno di sistemare il Red Bull, perché i crash test sono stati fatti, cioè quindi quello è un dato certo. Ora sono in attesa di avere notizie per quel che riguarda il budget cap, però non credo che Mercedes vada come dire, cambiare il telaio, cambierà il rivestimento del telaio, ma la scocca non credo che la toccheranno. Forse cambieranno un pochino, ma anche qui ho qualche dubbio, la posizione della barra antintrusione. Comunque ci tenevo a fare questa piccola puntualizzazione tecnica perché, ripeto, non voglio lasciare dubbi su chi ascolta Racing Time, e quindi aspettiamoci un arretramento, ma non un arretramento incredibile come forse Lewis Hamilton spera. Poi abbiamo parlato pure del test della Isotta Fraschini. Sono felice di dirvi che si è svolto senza nessun tipo di problema, a livello di affidabilità. Tutti i test, cioè tutte le soste durante il test sono state programmate e quindi avvenivano seguendo il programma dei test di giornata, e quindi tutto è filato liscio. Adesso vedremo però poi più avanti quando Isotta Fraschini scenderà in pista, su piste dove hanno girato gli altri, quali riferimenti cronometrici arriveranno. E infine è arrivato il momento di parlare dell'incidente che c'è stato in GP3, così si chiama questa categoria, dove il pilota in questione scende dal monoposto e poi guardate un po' che succede. Vediamolo tutti insieme. Of the racing, of course, but it's looking backwards. Oh, there's a no. big drama. Who is involved in this? Very solid in third place. Started third, finished third. As the guys, you can see them getting out of the way. Cars rolling back on circuit. Oh my Oh goodness, my goodness, this is what not are good. you doing? That car needs Careful. to stop Oh immediately. my goodness, This. what has happened? Stop, 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 stop. Obviously, it's got no control. Thank goodness everyone missed that. Wow, that's a Wow. great job by the drivers. Of course. Avete visto? Ha dell'incredibile questa scena qui, questo incidente è scampato perché alla fine quello è stato. Come potete vedere, la monoposto che va giù ha il volante tutto girato e forse questa è stata una fortuna. Ha la ruota anteriore destra sollevata, ma la sinistra si vede chiaramente che ruota all'indietro, quindi tocca per terra. È rimasta in folle, senza le marce, non è stata bloccata dai commissari e quindi è andata lentamente giù. Di chi è la colpa? Indubbiamente sarebbe stato il caso di andare a mettere un fermo a una delle ruote in modo da evitare che questa potesse scendere, anche perché i commissari non possono sapere se ha una marcia inserita o piuttosto no. Quindi dovrebbe essere un'operazione di prassi, però mi metto nei panni dei commissari che vedono il plotone di auto che arriva e che in qualche modo costituisce un pericolo, perché avete visto, c'è stata anche una vettura che ha tentato il sorpasso con la doppia bandiera gialla, poi ha visto quello che stava succedendo e si è fermata, non c'è stato il sorpasso, ma c'è anche da considerare una cosa, che è una categoria di giovani piloti. I giovani piloti di solito hanno un atteggiamento molto arrembante, quindi lì si viene da un dosso addirittura e il pilota non ha una visuale degna, e sarebbe stato il caso probabilmente lì sì di esporre una bandiera rossa, tenendo conto che quell'incidente, quel contatto c'è stato un giro prima, perché cosa ci facevano due monoposto lì? E si è svolto più o meno un minuto prima di quando arrivavano tutte le vetture, e questo è uno, quindi c'era un po' di tempo per reagire. Non voglio criticare i commissari che si trovavano nel posto lì, perché mi immagino, ho anche parlato con un commissario di percorso e mi ha detto probabilmente: Nicola, il tempo di vedere
se il pilota stava bene, l'hanno fatto venire fuori dalla macchina, sono arrivate le vetture. Certo, avere lì uno di quei triangolini che vengono messi dietro le ruote sarebbe stato opportuno. E allora sono cose che succedono nelle gare. Evidentemente la direzione di gara doveva essere un po' più lesta a neutralizzare la corsa, lo fanno tante volte anche in Formula 3, non è stato fatto, siamo stati tutti, cioè sono stati tutti piloti che correvano molto fortunati perché l'incidente poteva avere proporzioni ben diverse. Questo che cosa significa? Che un direttore di gara deve essere uno con due attributi che veramente grossi e con una capacità decisionale molto veloce. Se c'è uno a cui dare la colpa, se proprio dobbiamo darla, ecco, la direzione gara non è proprio esente da colpe in questo caso. Io chiuderei la cosa così. Siamo stati fortunati che non sia successo niente, ma mi auguro che in incidenti di questo tipo, soprattutto tenendo conto pure del fatto che hai una griglia che è di quella doppia bandiera gialla, se n'è proprio fregata, ecco, starei un po' più attento e un po' più pronto a neutralizzare la gara. La Formula 1, del resto, con l'ultimo Gran Premio d'Australia, insegna, dai, le bandiere rosse le regalavano, qui neanche una, ma come si fa? Ci scherziamo un po' su. È tanto tempo che non faccio le vignette perché non ho trovato delle robe da poter mettere, anche perché spesso arrivano delle proposte, ma le hanno messe già gli altri e non lo trovo corretto. Tutto qua. Bene, per questa puntata serale è tutto, spero vi sia piaciuto, è stato un po' più breve, come giusto che sia a quest'ora della notte. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina e ci vediamo domani per un altro video. Da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti, è tutto anche per questa sera. Ciao, a domani!